La certezza è che lo stop alle auto nel centro di Napoli partirà mercoledì alle 21, poi saranno i risultati sul rettangolo verde a modularne la durata, una flessibilità per evitare di gravare su cittadini, commercianti e lavoratori ove non ci fosse la matematica certezza dello scudetto. Dal vertice in prefettura arriva una promozione per il dispositivo di traffico e sicurezza di domenica scorsa. Essendo un esperimento, alcune cose, e già lo abbiamo fatto, vanno rettificate. Mercoledì e giovedì stop alle auto nelle stesse strade interessate dal blocco domenica scorsa, dalle 21 alle 2 del mattino. Il divieto sarà automaticamente revocato alle 22.45 in entrambe le serate se la Lazio dovesse vincere contro il Sassuolo oppure se il Napoli fosse sconfitto a Udine. Il divieto potrebbe anche protrarsi oltre le 2 se i festeggiamenti dovessero andare avanti fino a notte fonda. Nessuna variazione di orari e servizi per il trasporto pubblico mercoledì sera. Giovedì, in occasione delle porte aperte al Maradona, potenziate le corse della linea 2 della metro e della linea Cumana. Ancora da decidere gli orari di servizio per linea 1 e funicolari giovedì e domenica. Se sarà domenica un po' la giornata più organizzata dei festeggiamenti, invece di garantire un prolungamento notturno tutta la notte. Nella riunione è stata già affrontata anche la pianificazione della grande festa del 4 giugno. La Giunta regionale ha già disposto un finanziamento di 1 milione di euro. Stiamo cercando con l'Unione di affiancare le istituzioni e il Calcio Napoli anche per semplificare alcuni processi.